Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ogni questione deve essere vista nel suo insieme, nella posizione strategica complessiva e tenendo conto auspicabilmente delle prospettive strategiche a breve termine. Ma prima di tutto devo dire che non dovremmo prendere dei tranquillanti di informazioni, perché a volte si diffondono informazioni su un crollo morale o psicologico delle forze armate ucraine, che là sarebbero sull'orlo di una sorta di crisi morale e così via. Tutto questo, per usare un eufemismo, è falso. Certo, ci sono dei casi particolari, prigionieri, certe unità, ma sono casi individuali. Come abbiamo appena detto, dobbiamo sempre considerare la questione nel suo complesso, e nel complesso la situazione, ma mi scusi, si tratta di casi individuali che determinano in realtà poi quello che accade, perché se diverse unità hanno già detto che mancano finanziamenti, mancano armi, anche questo è significativo, non si può prescindere da questo fattore. Certo, ma la situazione dal punto di vista strategico è che le forze armate ucraine sono in grado di armare 1 milione di persone. Loro lo dicono loro stessi, però non è difficile mobilitare assolutamente 1 milione di persone. La questione è fino a che punto sono in grado di fornire a questo esercito armi moderne e mezzi militari, perché da soli naturalmente non potrebbero fare nulla, ma considerando che il Land Lease Act sta per entrare in funzione e che la resistenza di un singolo senatore sarà superata abbastanza rapidamente, sta per entrare poi anche in funzione, ma scusi, posso dirle che sarà superata mercoledì sera, senza grandi rulli di tamburi e, per così dire, senza inutili spari. E considerando che c'è un sostegno europeo che entrerà pienamente in vigore, 1 milione di soldati ucraini armati deve essere visto come una realtà del futuro molto prossimo. Dobbiamo tenerne assolutamente in conto i nostri calcoli operativi strategici, perché la situazione è questa e francamente peggiorerà. Ora, per quanto riguarda le conversazioni sulla necessità di aderire a quanti uomini ci sono nell'esercito professionale, mi scusi, è lo stesso di prima. L'esercito professionale, intendo, quelli che sono mobilitati non sono un grande contingente. Allora, ne avete sentito un pezzetto, e per la verità ne mancava un altro in questo passaggio, che è stato appunto dove si diceva che questo tema del morale, ma anche che c'era qualcosa che non andava nel modo in cui la Russia ha condotto le cose. C'era un primo segnale, Alan Friedman. Sì, credo che poi non sappiamo se questo è stato volutamente messo lì dal Cremlino o è una vera momento. Cioè, non credi che sia una cosa che ha dato fastidio? Sicuramente ha dato fastidio al Cremlino questo, ma ammettere che praticamente l'esercito russo non sta vincendo, che ci sono problemi. C'è un milione di col ucraini. Morale alto degli ucraini. È la realtà, cioè che è stato fatto a posto o meno, è la realtà. E Putin ha fatto un errore madronale, stiamo a quasi 90 giorni della guerra. Io sono molto preoccupato che la guerra andrà avanti per tanti mesi, perché Putin deve salvare la faccia. Putin non può salvare la faccia finché l'Occidente appoggia l'Ucraina e tiene a bada la Russia. È tutto un circo, un ciclo vizioso, se vogliamo. Io credo che alla fine, per questo, il rischio è che questa guerra finisce con un impasse, che non ci sarà una vera pace, ma ci sarà quello che si chiama in inglese un frozen war, una guerra congelata, che può andare avanti per anni, come dal 2014 a ora nel Donbass. Questa situazione, io ripeto, significa Putin ci sarà al potere, ma Putin sarà isolato, paria del resto del mondo. Stefano Feltri, chiedo anche...